Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Operazione Geolia, 21 indagati e 12 misure cautelari personali per associazione a delinquere di stampo mafioso, colpita la cosca Piromalli di Gioia Tauro, attiva nel settore delle estorsioni in danno delle attività commerciali, delle intestazioni fittizie e dell'illecita concorrenza. Nella giornata odierna, nella provincia di Reggio Calabria ed in quelle di Brescia e Milano, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dei reparti territorialmente competenti, con il supporto dello squadrone li portato cacciatori di Calabria, dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia, del nucleo carabinieri cinofili, sotto il coordinamento della procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore capo dottor Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria dottor Valerio Trovato, su richiesta del procuratore aggiunto dottor Calogero Gaetano Paci e del sostituto procuratore dottoressa Giulia Pantano nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di associazione a delinquere di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e illecita concorrenza con minaccia o violenza con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. 21 in totale il numero degli indagati, di cui 12 soggetti destinatari dei provvedimenti restrittivi, tutti originari della provincia di Reggio Calabria. I nominativi li potrete leggere nell'articolo su vivicentro.it. L'operazione, convenzionalmente denominata Geolia, prende il nome dal primo nucleo abitativo sorto in epoca medievale attorno al quale successivamente si è esteso l'agglomerato urbano dell'odierno centro di Gioia Tauro. L'attività investigativa ha consentito di colpire il sodalizio criminale facente capo alla storica famiglia mafiosa dei Piromalli, operante a Gioia Tauro, nonché di coinvolgere nell'inchiesta anche alcuni esponenti la cosca Pesce di Rosarno. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.